tutti, sono Massimo Roccoli, attualmente impegnato nel campionato italiano con questa bellissima R6 del team Rosso Corsa. Ad oggi ho vinto 6 titoli italiani, 4 con Yamaha e 2 con l'MV Agusta con l'F3. Nel 2017 un amico mi presenta l'azienda Caberg, Caschi Bergamo. Durante quella stagione, in particolar modo direi intorno a settembre, arriva il nuovo modello, il Drift Evo, che vedete qua, dove abbiamo iniziato a lavorare e a sviluppare il prodotto. Caberg Drift Evo. Adesso ve lo spiego un po', perché comunque ci sono stati quasi 2 anni di lavoro in pista per ottimizzare calzata, visibilità, estrazione aria. Una cosa molto bella è questa zona qua. Come vedete, in questa zona si può mettere anche una paratia per l'aria, quindi in condizioni di freddo oppure in condizioni di pioggia. La visiera permette di non far filtrare l'acqua e di entrare l'acqua. Come vedete, la visiera è molto molto ampia e questa è una cosa che mi ha colpito da subito. Ti apre veramente tanto il campo visivo e ad alta velocità è importante ad avere sempre tutto controllo quando a 250 km orari siamo 3-4 piloti vicini. Per quanto riguarda gli interni, la cosa molto bella è perché in uno 0-2 noi riusciamo tranquillamente a smontare il nostro casco. Come vedete, gli interni sono fatti apposta che anche quando noi sudiamo ed è bagnato riesco a mettere bene il casco, riesce ad avere comunque un buon grip sulla pelle. Il vero cambiamento che è stato fatto dal Drift al Drift Evo è stato proprio la dimensione della calotta, quindi una calotta più piccola e uno spoiler posteriore, perché questo spoiler mi permette di far continuare il flusso d'aria fin dietro la schiena. Grazie a Caberg nel 2020 sono ritornato a collaborare con Starlane. Abbiamo studiato questo casco, questa grafica. Vi voglio far vedere il casco che uscirà in replica. Caberg Drift Evo replica MR55. Una visiera, come vedete, va molto a scatti e nella fase finale ha un'ottima chiusura proprio per non fare entrare l'aria. Abbiamo la possibilità di avere un visierino, come vedete, è un visierino all'interno. In questo caso noi abbiamo visiera scura e visiera scura anche all'interno. Un'altra caratteristica molto molto bella e comoda è questa leva. Noi facendo questo lieve movimento si alza di qualche millimetro la visiera e quindi permette una reazione. Tutte le visiere sono dotate di pinlock. Che cos'è il pinlock? Non è altro che un'altra visierina che si monta all'interno del casco che fa un cuscinetto d'aria. Potete farci di ogni che non si appannerà mai. Pista, strada, stesso casco in fibre composite. Abbiamo un peso di circa 1350 grammi. E i comfort non mancano perché il casco è dotato di uno spazio apposta per montare qualsiasi tipo di comunicatore. Quindi niente ragazzi, che dire, a dicembre esce su tutti i negozi e nel 2021 conto di trovarvi in pista per fare una giornata con me insieme sulla nostra R6 e con in testa il Caberg Drift Evo MR55. Ciao a tutti.